in linea con la tendenza molto positiva degli ultimi anni, continua ad aumentare la quota di superficie agricola destinata a coltivazioni biologiche. Di questo passo raggiungeremo l'obiettivo al 2030. Sono sempre di più i minori obesi o in sovrappeso, così come è in calo la percentuale di persone che segue un'adeguata alimentazione, ovvero consuma almeno 4 porzioni di frutta o verdura al giorno. Promuovere l'accesso da parte delle piccole e medie aziende agroalimentari all'ecosistema dell'innovazione. Questo non è facile, ma ci possono aiutare i grandi programmi finanziati dal PNRR come Agritech e On Foods. Promuovere la partecipazione delle donne e dei giovani alla gestione delle aziende agricole. Quando sono gestite da donne e da giovani, le aziende agricole sono più proattive, sostenibili e guardano a lungo termine. Non tradire gli obiettivi dello European Green Deal, ma allo stesso tempo assicurare la più ampia partecipazione nella sua implementazione.